Allora, buonasera a tutti, sarò molto breve, spero. Non lo puoi dire, non si può. Sì, 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 insomma, mi è stato chiesto più o meno di parlare di un altro degli argomenti che saranno tema del referendum di domenica e lunedì, non lunedì e martedì, cioè il tema dell'acqua. Lo metterò nell'ambito del Mediterraneo e dei cambiamenti climatici, che sono, diciamo, la mia area di lavoro. Quindi, quando si parla di acqua, la Terra è un pianeta del 70% coperto di acqua. Di tutta la quantità di acqua sulla Terra, in realtà solo il 2,5% più o meno è acqua dolce, e meno dell'1% è acqua cosiddetta fruibile, cioè acqua che può essere usata dalla popolazione. Quindi in realtà, anche se la Terra è un pianeta coperto di acqua, di questa veramente ne abbiamo a disposizione una quantità relativamente piccola. Qui c'è addirittura una stima del 0,76%, che forse è un po' troppo accurata. E dov'è che è immagazzinata quest'acqua, l'acqua dolce, quella che noi usiamo? Soprattutto nei ghiacciai, circa il 65%, questo include anche il ghiacciaio Groenlandia, dell'Antartide, quindi acqua che in realtà noi di cui non possiamo fruire, un 34% nelle falde acquifere, quindi queste falde acquifere è cosiddetta acqua fossile, cioè acqua che lì da milioni di anni e che una volta usata non viene riprodotta, e poi piccole percentuali, laghi, fiumi, acqua nel suolo, e poi l'acqua che in realtà andiamo ad usare. Quindi in realtà in linea generale di acqua sulla Terra non è che ce ne sia tantissima. Di questa acqua, tutti i dati che vi do sono dati sociali prodotti dal FAO, dall'Agenzia per il Cibo, no? Di questo 0,76%, oggi gli esseri umani utilizzano circa il 54%, quindi utilizziamo circa il 0,35% o il 3,5 per mille dell'acqua di oggi sulla Terra. E quest'acqua non è molta, anche perché la richiesta aumenta. Più o meno è stato valutato che oggi come oggi, infatti nel 2010, l'ultima stima, circa 1 miliardo di persone non ha accesso ad acqua, accesso sufficiente ad acqua dolce. E questo problema in futuro sarà sempre più grave, perché l'acqua più o meno rimane quella, però quello che vedete qui sono le stime dell'aumento della popolazione nel futuro. Oggi siamo più o meno a 6 miliardi di abitanti, si stima che nel 2050 potremmo arrivare a 9 o anche più miliardi, e quindi la richiesta di acqua aumenterà sempre di più, finché siamo nel 2050 useremo quasi tutta l'acqua disponibile, quindi saremo veramente ai margini della sopravvivenza. Perché cosa è usata quest'acqua? Qui è mostrato in quest'altra figura, la maggior parte dell'acqua è usata in realtà per l'agricoltura. L'acqua per uso domestico in realtà è una frazione abbastanza piccola dell'uso totale dell'acqua, la maggior parte appunto è per l'agricoltura, è una buona frazione per le industrie, tra le quali l'industria energetica. Dire che la maggior parte è usata per l'agricoltura significa che in realtà acqua è equivalente a dire cibo. E ovviamente c'è una richiesta di cibo sempre maggiore, non solo perché la popolazione aumenta, perché anche la dieta aumenta, come ci dice questo cartone giù in basso. E questi sono dei numeri che abbiamo fatto una conferenza la settimana scorsa al Centro di Fisica, in cui si parlava proprio di acqua, cibo e così via. Sono alcuni abbastanza impressionanti. Quello che vedete praticamente è la quantità di acqua che viene usata per produrre 1 chilo del cibo sulla sinistra.
Quindi praticamente per fare un chilo di olio vegetale occorrono circa 5.000 litri di acqua. Per fare un chilo di patate circa 100 litri di acqua, quindi magari cominciamo tutti a mangiare patate da domani. E comunque la cosa interessante è che l'acqua necessaria per diciamo, la dieta vegetariana è molto meno di quella che serve appunto per una dieta carnivora, diciamo così. Direi che la dieta carsolina in termini di acqua non sia proprio al top. Vedete, per esempio, per il manzo scorrono 13.000 litri di acqua per chilo di carne. E queste sono cose veramente, io non mi ero mai reso conto, effettivamente fanno pensare a come la nostra dieta possa in realtà influenzare questo bene comune. Io per fortuna sono vegetariano dal 1992, quindi mi sento la coscienza abbastanza a posto in questo senso. Acqua significa anche energia, e ci ricolleghiamo un attimo al discorso dell'energia, perché l'acqua viene usata in tanti dei processi che producono energia, prima di tutto per l'energia idroelettrica, ma lo so parlare soprattutto l'acqua viene usata, magari la gente non se ne rende conto, ma molta acqua viene usata per il raffreddamento delle centrali termoelettriche, che possono essere centrali a carbone e anche centrali nucleari. Quello, il problema Fukushima è stato che le pompe si sono spente a causa del tsunami o del terremoto e quindi non c'era più acqua di raffreddamento, quindi tiravano l'acqua dal mare e la buttavano lì, hanno fatto un casino. E questa è la quantità di acqua che serve per produrre energia nel caso di tre tipi di centrali: centrali a gas, centrali a carbone e a petrolio e centrali nucleari in basso. Adesso senza andare a vedere i numeri, che sono numeri astronomici, prendete conto che l'uso delle centrali nucleari in aggiunta a tutti i problemi di cui si è parlato, e con cui io sono pienamente d'accordo, e a tanti altri che ce ne sono, c'è anche il problema dell'acqua, c'è una quantità enorme di acqua che viene usata per raffreddare le centrali. E giusto per fare un esempio di come sia importante questo problema, nell'ultimo mese in Francia, e questo sempre in questa conferenza di settimana scorsa dall'Agenzia Atomica, che lo diceva, quindi non... hanno avuto un periodo di siccità, per cui non c'era abbastanza acqua per raffreddare i loro reattori, e quindi erano molto molto preoccupati per possibili problemi di raffreddamento. Quindi un altro elemento da tenere a conto è che i due temi dell'acqua e dell'energia sono in realtà molto collegati. E poi qui un'ultima slide sul tema generale dell'acqua e l'uso dell'acqua. E anche questa, quando l'ho visto, mi ha lasciato abbastanza sconvolto. Questa è praticamente una stima fatta sugli anni 99-2002, e oggi se ne usa di più, di quanti litri di acqua al giorno in media per persona viene consumata per uso domestico, quindi non agricoltura, solamente quella piccola fetta. L'Italia, come vedete, è al terzo posto nel mondo. L'uso maggiore è negli Stati Uniti, attorno ai 600 litri di acqua al giorno per persona. Da questi dati, sempre della FAO, in Italia usiamo attorno ai 400 litri di acqua al giorno, che anche questo è un dato che mi ha abbastanza sconvolto, e su questo veramente non posso dire che essere vegetariani aiuti. E vedete anche la grandissima differenza fra i paesi industrializzati, in cui si usano 3, 4, 500 litri di acqua al giorno, e i paesi in via di sviluppo, in cui gente deve vivere con pochi litri di acqua fresca. Quindi l'acqua è un grandissimo problema anche per la disparità della disponibilità dell'acqua. Ma veniamo al Mediterraneo, il mio intervento parla di acqua.